Il mondo è pieno di cose che non comprendiamo. Essendo la nostra una specie curiosa, cerchiamo più per istinto naturale che culturale di esplorare, conoscere e controllare l'ignoto. Amiamo imporre leggi nel caos. Questa nobile inclinazione ci ha portato a scoperte straordinarie e superbe invenzioni, cose che non avremmo mai potuto immaginare 100 anni fa. Oggi sono di una banalità sconcertante. Abbiamo sconfitto malattie, creato fiumi, forato montagne, creato macchine in grado di portarci al di là delle nuvole e verso le stelle. Se i nostri antenati potessero vedere ciò che abbiamo creato, ci vedrebbero come degli dèi. Tuttavia, la nostra naturale inclinazione è sempre stata sia il nostro più grande pregio in termini evolutivi che il principale difetto in termini autodistruttivi. Nella nostra corsa verso la conoscenza abbiamo scoperto il peggio di noi stessi, il male. Io temo che questo male sarà il nostro destino. Non lo dico dal punto di vista del filosofo che si è seduto sullo scarno e ha riflettuto sulle cose della miseria umana, no. Dico questo perché l'ho visto, l'ho sperimentato, ne ho fatto parte. L'evento che sto per raccontare è sia il resoconto di quanto accaduto che il promemoria della mia colpa. Sono certo che questo monito cadrà nel vuoto. E molti di voi crederanno che questa sia solo un'altra storia inquietante destinata a darvi dei brividi a buon mercato. Non è nel mio intento, nel mio scopo. Lo scopo è semplicemente quello di avvertirvi. Avvertirvi su ciò che si nasconde oltre il velo. Il velo di ciò che non possiamo vedere e capire, per mostrarvi ciò che ci aspetta nel buio. Quello che sto per dirvi è successo. E sono certo che accadrà di nuovo. Nel 1971 uno scienziato poco noto iniziò i preparativi per un progetto estremamente segreto, denominato Harbinger. Vorrei mantenere segreta l'identità dello scienziato in questione per motivi che vi saranno chiari in seguito. Quindi nel corso di questo racconto mi riferirò a lui come Zimmermann. Raccolgo in breve quello che è il frutto delle mie ricerche personali e che lo riguardano. È sicuramente cresciuto da qualche parte nel Maryland. La gente da quelle parti ha un accento inconfondibile. Ed era un esperto di occulto e soprannaturale. Questo lo aveva reso un emarginato tra gli accademici. Le passioni di Zimmermann non furono però l'unica causa della sua emarginazione. Tanti scienziati sono superstiziosi al limite del ridicolo. Erano i suoi metodi, freddi e spietati, assolutamente privi di etica, ad avergli attribuito una pessima reputazione. Non si era mai preoccupato dei mezzi. Tutto ciò che gli importava erano i risultati e qualsiasi cosa valeva la pena per ottenerli. Filosofia machiavellica, ma molto spicciola. Era stata questa insaziabile e brutale brama di verità a farlo temere e disprezzare tra coloro che lo conoscevano. Per il rovescio della medaglia aveva e, oddio, credo che abbia ancora, un manipolo di seguaci. Non so altro su di lui. Queste indagini, per l'appunto, sono state svolte in modo sommario e soprattutto in modo accidentale. La parola Harbinger, ovvero presagio, ha un sapore misterioso, intimidatorio. Sarà per il modo in cui rotola nelle nostre lingue. Nel mio caso, è probabile che io la associ a quel progetto, così grande e terribile. Non riesco a immaginare il motivo per cui Zimmermann abbia dato proprio questo titolo al suo esperimento, ma col senno di poi si adatta perfettamente. Zimmermann è andato a ricercare i suoi collaboratori tra pochi eletti, io ovviamente ero uno di questi, e ci descriveva per l'appunto qualcosa di grande, ma estremamente vago. Aveva bisogno di persone che potessero mantenere la riservatezza e non diffondere pettegolezzi sul suo lavoro. Non si fidava di nessuno. Era consapevole di non poter realizzare il suo sogno da solo e aveva accettato la cosa. Non ho conosciuto a fondo gli altri membri dello staff e mi azzardo a dire che li avesse reclutati tutti più o meno come aveva fatto con me. Ero disoccupato da quasi 2 anni. Sono un medico, ma sono stato radiato dall'albo. Furto e spaccio di psicofarmaci.
Quando mi licenziarono, non essendoci abbastanza prove per un'incriminazione di spessore, mi accordai con il procuratore in modo da salvaguardare la mia libertà, a patto della mia rinuncia alla professione. Ciò ha lasciato un segno molto scuro sulla mia persona e sulla mia reputazione. Sono nativo dell'Alaska e ai tempi vivevo non troppo distante da dove avrebbe avuto luogo l'esperimento. Quindi credo si possa dire che per Zimmerman rappresentavo una scelta conveniente su tutti i fronti. Come potete immaginare, ho colto al volo l'occasione. Il team era composto da 15 membri divisi in 3 squadre: sicurezza, manutenzione, raccolta dati e reparto medico. Io ero l'unico membro di questo reparto. È ancora un mistero per me come abbia ottenuto i fondi necessari per il progetto. Non sarei sorpreso di scoprire che il finanziamento fosse completamente o del tutto illegale. Legale o no, avevo bisogno di soldi e lui pagava. La prima fase aveva previsto la creazione di una struttura edificata nella regione del North Slope, nell'Alaska settentrionale. La struttura era per tutto identica a quella di un bunker, la cui differenza sostanziale era quella di mantenere qualsiasi danno potenziale contenuto all'interno della struttura piuttosto che fuori. La maggior parte della struttura si sviluppava sottoterra. Ciò aveva l'effetto di far sembrare il complesso molto più piccolo di quanto realmente sembrasse dall'esterno. C'era un solo modo di entrare e uscire, tramite una scala. Conduceva a un piccolo edificio di cemento visibile dalla superficie, a cui ora mi riferirò come edificio d'ingresso. Non molto lontano dall'edificio d'ingresso c'erano una serie di cabine di legno che servivano come dormitorio e foresteria per il personale che Zimmerman aveva assunto. Rispetto all'edificio d'ingresso in piedi sulla superficie, il sistema sotterraneo era molto più grande. Al centro del complesso c'era la sala di controllo. Da lì era possibile controllare letteralmente tutta la struttura in modo analogico. Questo comprendeva luci, telecamere di sicurezza, apertura e chiusura delle porte. Console, monitor e computer rivestivano le pareti di questa grande camera centrale. Collegate alla sala di controllo c'erano 3 porte. Una conduceva ad una stanza più piccola che fungeva da infermeria, un'altra a una sala di pausa e ristoro e l'ultima porta ai corridoi. I corridoi erano la parte del complesso sicuramente più sinistra. Erano disposti in uno schema estremamente confuso, un vero labirinto pieno di vicoli e percorsi circolari. Questi corridoi costituivano la stragrande maggioranza del complesso e sarebbe stato molto facile perdersi senza averne familiarità. All'interno del labirinto vi erano 3 stanze, ogni stanza sorvegliata con microfoni e 4 videocamere collegate agli angoli. Questi apparecchi erano ovviamente collegati ai monitor della sala controllo. Le camere erano dotate di spesse porte di metallo. Era possibile aprirle sia dalla sala di controllo, sia attraverso il display elettronico installato all'ingresso. Ricordo quanto i corridoi mi spaventassero. Sono sempre stato claustrofobico e il rumore, o più precisamente la mancanza di rumore, è una tremenda fonte di paura per me. Era sempre tutto così naturale, silenzioso, come se il mondo intero avesse smesso di muoversi. Avevi la sensazione di essere intrappolato laggiù. Fortunatamente mi sono avventurato solo raramente in quei corridoi, poiché dato il mio ruolo non avevo praticamente alcun motivo per entrarci. Lo scopo ufficiale dell'esperimento Harbinger era quello di testare e osservare gli effetti dell'isolamento prolungato sulla mente umana. Questo è quello che è stato elencato sui rapporti che venivano inviati a chiunque fossero i finanziatori di Zimmerman, ma all'insaputa di tutti coloro che non partecipavano al progetto, escludendo i soggetti, il vero scopo era un altro. Come ho detto prima, Zimmerman era un esperto e soprattutto aveva un'ossessione per l'occulto e il paranormale. Voleva la prova empirica che il soprannaturale e le sue credenze fossero vere, e voleva renderle un vero e proprio campo di studi. Ciò che gli interessava più di tutto, sicuramente, era l'essere primo, avere inventato de facto una nuova metodologia scientifica. Il vero scopo dell'esperimento Harbinger era quello di trovare la prova del metafisico, del mondo che non possiamo vedere.
Zimmerman credeva che sarebbe stato in grado di aprire un portale, permettendo a tre entità casuali di attraversare il nostro mondo, e ognuno di questi esseri sarebbe rimasto intrappolato all'interno di una delle stanze. Zimmerman aveva la teoria che qualsiasi entità avrebbe cercato di agganciarsi alla prima cosa vivente più vicina. Voleva usare questa tecnica per intrappolare uno spirito in una forma fisica, permettendogli di entrare dentro un altro essere vivente alla quale fossero state iniettate una serie di sostanze chimiche particolari. Aveva sintetizzato la sua formula in questo composto. Ovviamente non immagino nemmeno gli elementi che componessero tale formula, ma nella teoria il composto avrebbe impedito all'entità di lasciare semplicemente qualsiasi cosa alla quale si fosse attaccata. Secondo Zimmerman, l'ospite doveva essere qualcosa di vivo, con una volontà abbastanza forte da sopravvivere al possesso. Per forza di cose, dunque, non poteva essere un animale. Neanche una scimmia sarebbe stata idonea, in quanto non dotata, secondo lui, di abbastanza coscienza cognitiva. Ci parlò di come aveva disposto i preparativi perché le entità, qualunque cosa fossero, si manifestassero esclusivamente nelle tre stanze, ma della spiegazione onestamente non ci avevo capito niente. In effetti, non so quasi niente di come Zimmerman sia riuscito a fare quello che ha fatto. Gli piaceva mantenere segreta la sua metodologia. Viveva nella costante paranoia che qualcuno avrebbe potuto rubare quelle idee e prendersi il merito per le sue intuizioni. Se avessi saputo che questo era il vero scopo prima di firmare, forse avrei esitato, ma in realtà è solo una bugia che mi racconto. Alla cifra che mi venne proposta, non ho posto alcuna domanda di sorta, ho solo accettato. Nessuno di noi in realtà si tirò mai indietro o accennò di farlo. E anche se qualcuno avesse voluto andarsene, dubito che ci sarebbe stato permesso di farlo. La squadra di sicurezza era probabile che non si sarebbe fatta problemi a trattenerci con la forza, o peggio. C'erano tre diversi soggetti inclusi nell'esperimento, tutti nativi dell'Alaska. A ciascuno era stato detto che si trattava di uno studio innocuo sull'effetto dell'isolamento. Si trattava dunque di soggetti consapevoli, sebbene la parola innocuo fosse tutt'altro che adeguata. Dato la natura delle informazioni provviste, nessuno si era lamentato quando è stato confinato nella stanza. Il primo soggetto era un giovane, un disoccupato, con un disperato bisogno di soldi. Il secondo soggetto era una donna. Guardandolo ho capito che doveva avere una qualche dipendenza. Il terzo era un uomo più anziano, con molta probabilità un vagabondo. La cosa che li accomunava era l'assenza di legami e l'indigenza. In breve, non sarebbero mancati a nessuno. E non avevano niente da perdere. Vorrei poter fornire maggiori dettagli rilevanti sui soggetti, ma non mi erano state date molte informazioni. Inoltre non posso basarmi su null'altro che i miei ricordi. L'esperimento non iniziò ufficialmente fino al 1987, ovvero 16 anni dopo l'inizio del mio coinvolgimento in questa storia. Ero ansioso di iniziare. Tutti erano arrivati circa una settimana prima della data prevista. C'era una frattura evidente tra coloro che erano semplicemente lì per denaro, come me, e coloro che credevano ciecamente nel professore e nella sua visione. C'eravamo naturalmente divisi in adepti e mercenari. Il 15 ottobre 1987 tutti i preparativi erano in atto. I soggetti erano stati sigillati nelle stanze. Le telecamere, le luci e gli altoparlanti erano pienamente operativi e tutti i membri dello staff erano sistemati. Era giunto il momento di cominciare. Intorno alle 21 eravamo tutti radunati nella sala di controllo. Zimmerman ha voluto che tutti fossero presenti per il suo discorso di inaugurazione. Parlò molto di sé e di come, una volta dimostrata l'accuratezza delle sue teorie, noi tutti saremmo stati testimoni di questa svolta per la scienza e il mondo intero. In quel momento, più che uno scienziato, mi parve di ascoltare le parole di un folle leader di culti. Terminato il suo discorso, si era voltato verso il pannello di controllo. Aveva attivato il microfono di comunicazione alle tre stanze e aveva iniziato a cantare. Sembravano parole inventate, ma con un senso nascosto. No, non erano senza senso.
Stava parlando in una lingua che nessuno dei presenti comprendeva. Abbiamo osservato i monitor, aspettando silenziosamente che accadesse qualcosa. I soggetti stavano tutti nelle loro stanze, ammutoliti dal canto di Zimmerman, fissando gli obiettivi con espressioni confuse. Dopo circa 5 minuti ho sentito qualcosa di orribile. Non riesco a spiegare cosa fosse esattamente, ma una terribile sensazione di terrore mi ha travolto, crivellandomi di paura. La terra ha iniziato a tremare e le luci a sfarfallare. Zimmerman riprendeva a cantilenare nel microfono come se nulla fosse, mentre i soggetti iniziarono a correre nella loro stanza, urlando. Poi, di colpo, tutto tornò alla normalità. Le immagini dei monitor, prima funzionanti, adesso trasmettevano solo linee stabili di staticità. Tutti fissavamo i monitor, con il fiato sospeso, in attesa che riacquistassero la loro immagine e ci mostrassero cosa stava accadendo o cosa era successo in quelle 3 stanze. Per un po' tutto fu silenzio. Poi ci furono urla. Le urla di una donna attraversata da un dolore insopportabile. Le urla coincisero e insieme si mescolarono in una terribile sinfonia di dolore e paura che colpì le nostre orecchie. Con questo si conclude il primo episodio dell'esperimento Harbinger. Il finale della storia verrà pubblicato la settimana prossima, sempre di venerdì. Per questo ti invito ad attivare la campanella così da non perdertelo. Lascia la storia in descrizione, ma questa volta ti consiglio di non andarla a leggere, in modo da non rovinarti la sorpresa. In descrizione troverai il link a tutti i miei canali, dove ti invito a iscriverti, e il mio indirizzo email. Se hai una storia che vorresti venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.